Apple Pen, Pineapple e Pineapple Apple Pen. Ciao amici e benvenuti nel canale. Oggi, come avrete letto dal titolo, vi mostrerò un haul di Zaful. Zaful è un sito che veramente mi ha sorpreso tantissimo. Io non mi aspettavo che le cose mi sarebbero piaciute così tanto. E la cosa bella è che sono tutte stile Tumblr. Insomma, troviamo tutte le cose particolari nell'Instagram dei famosi, degli youtuber famose e tutta questa roba qua. E quindi per questo ero tipo super contenta di provare le cose loro. Infatti non mi hanno assolutamente delusa. E ci sono alcuni capi che io vi consiglio troppo. E infatti voglio incominciare con quello. Purtroppo non ce l'ho qua con me, che sta a lavare adesso. E questo vi fa capire quanto io lo abbia usato e quanto io lo ami. Comunque vi metterò qua le foto al giro. L'ho portata con me anche a Parigi. È simile ad un crop top, giusto un po' più lunghetto. Il materiale è da Dio, vi giuro. Dentro è tutto pelosino, quindi d'inverno è tipo perfetto. La cosa buffa è che nella etichetta c'era scritto Brandy Melville. Quindi io non so adesso sia veramente un pezzo di Brandy Melville. Continuando con gli altri pezzi, questo è il prossimo. Questo è lungo, non è un crop top. Sulla vita sta bello stretto, in questa parte qua sta un po' più larghetto e mi piace tantissimo come effetto che fa addosso. La cosa bella è che davanti ha questo effetto incrociato. Questa è una di quelle maglie che indossa sempre Kylie Jenner. Non so se l'avete visto nei suoi snap, comunque la indossa sempre. L'ha tipo di diversi colori, mi sembra anche uno beige, nero e grigio. E io amo Kylie Jenner, per cui non mi potevo far scappare questo maglione. Poi il prossimo capo è questa magliettina sottile, di ottima qualità anche questa, con il collo leggermente alto, ma proprio di pochino. L'unica cosa che non mi fa impazzire di questo è che è un crop top, un semplice, e lo posso indossare veramente con tutto, è un pezzo molto basic. Prossimo capo, che me l'avete visto indossare già in un altro video, oppure no? Penso di sì. È questo maglione qua con gli ananas e mi piace un sacco perché è molto... I have a pen, I have an apple, apple pen. I have a pen, I have pineapple, pineapple pen, apple pen, pineapple and pineapple apple pen. Quindi sì, mi ricorda quello e mi piace tantissimo. Comunque è molto molto carino. La cosa particolare di questo è che le maniche sono fatte in questo modo. Qua vengono più strette, qua più larghe e poi diventano strette di nuovo qua. L'unica cosa che non ho apprezzato è che è leggermente crop top, invece avrei apprezzato che fosse più lungo come si vede nella foto. Nella foto sembra veramente più lungo. Guardate voi stessi, cioè a me non sembra un crop top nella foto. Prossimo maglione, questo è l'unico che mi ha storto un pochino il naso, perché non lo so, il materiale non mi fa impazzire, è un po' troppo enorme, un po' troppo largo. Le maniche anche qua sono particolari, oddio, nero su nero non capirete niente. Comunque ecco qua, sono più larghe, più strette e più larghe. Questo, devo dire la verità, non l'ho ancora provato, quindi sarà la prima volta che lo proverò quando vedrete le clip qua. Prossimo capo. Oh my god. Questo cappello bellissimo, ragazzi, bellissimo. Quando vi dico bellissimo, bellissimo. Prossimo non è un capo, ma sono un paio di occhiali. E sono gli occhiali più belli di questo mondo. Giuro, io ci muoio. Non andate ad acquistare occhiali da 100, 200, 300 euro. Andate in questo sito. Perché guardate. La qualità è ottima. Sono bellissimi. Sono fatti benissimo. Questi sono... Oddio, c'hanno proprio il filtro di Instagram, quello rosa, vi giuro, se vi specchiate c'è proprio il filtro di Instagram, è una figata della Madonna. Sono bellissimi, bellissimi.
Ok, le cose che vi mostrerò adesso non sono più autunnali e invernali, ma appunto li ho scelti con questo ordine, sono molto estivi, sì, sono estivi, però ve li volevo far vedere lo stesso perché appunto sono venuti nell'ordine insieme perché li avevo acquistati tipo a inizio autunno, in cui si potevano ancora indossare queste cosine qua. C'è questa magliettina super super tumblr. Cioè, guardate qua, l'ho visto a un sacco di ragazze su Instagram, è questo crop top bellissimo, la qualità è assurda, è proprio bella, bella, bella. A lato incrociata, come vedete, cioè, adoro! È molto stile Kylie Jenner. Allora, il primo costume è questo qua. Allora, ho scelto questo costume in realtà perché mi sa molto di stile Calvin Klein. Quindi non potevo assolutamente farmelo scappare perché non mi posso permettere Calvin Klein. Sicuramente ad alcuni di voi non piaceranno perché appunto sono molto stile nonna, però insomma sono gusti. Invece la parte superiore è fatta in questo modo qua, dietro invece è tutta incrociata così, con sempre la scritta Baby Got Back. Prossimo costume è questo qua, questo è fatto con la fascia. E sempre con i mutandoni della nonna. Addosso, devo dire la verità, sono i miei preferiti. Mi piacciono un sacco come mi stanno addosso. Comunque la fascia è leggermente a cuore. Da dietro è fatta tipo a X. Poi mi piace un sacco, tra l'altro, il motivo. È veramente carinissimo. Le ultime invece non sono mutandoni della nonna. Yeah! Allora, il pezzo di sopra è questo qua. Cioè, il motivo in queste li adoro troppo, troppo, troppo. Li ho presi essenzialmente per il motivo. Invece la parte di sotto è questa qua. Non vedo l'ora di indossarli l'estate prossima. Dietro è del tutto scoperto. Sì. Poi, gli ultimi due pezzi sono accessori e sono questi choker. Allora, questo che è stupendo. Tenetevi forti, tenetevi forti. Questo choker, cioè guardate, oh mio Dio! Allora, in pratica ci sono tutti questi brillantini, comunque si sente che è proprio di bassa qualità, di quelli che dovete fare attenzione se no si rompono. Comunque è bellissimo, per il prezzo che ha poi è una cavolata. E ha tutto questo lace, come lo chiamano gli americani, che in pratica va arrotolato sul collo insieme a questo, oppure lo potete chiudere dietro e lasciarlo continuare sotto i vestiti, così nel caso non volete tutti questi cosini neri che vi escono qua. E questo era il mio haul super super tumbleroso. Spero tanto che vi sia piaciuto. Se sì, mi raccomando, mettetemi tanti 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 pollici in su. Per quanto riguarda i capi, mi raccomando, tutti i link sono nell'info box, quindi controllate l'info box per qualunque cosa. E con ciò vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!